Gilberto Griguoli, dunque, insegnaci insieme al Cussa ad essere in vantaggio solo per 10 secondi andata e ritorno e ottenere la qualificazione. È un dato statistico. È una delle cose belle di questo sport, poter vincere la partita e passare il turno, in questo caso avendo esattamente 10 secondi la partita in vantaggio. Però diciamo che secondo me nell'ottica del doppio confronto ce la siamo meritata. Abbiamo avuto tantissime occasioni, credo molte più di loro, e secondo me avremmo potuto segnare anche prima. Abbiamo sprecato tanto, è vero che avevamo una rosa molto corta, oltre a Lucas mancava anche Renzo Di Risio e quindi abbiamo un po' sofferto nella gestione dei cambi, la squadra era un po' in debito d'ossigeno, però alla fine ha trovato quelle energie supplementari che riesce sempre a trovare in queste situazioni e grazie a loro siamo in A2 Elite. Ecco, tu sei insieme a San Ginario, credo, il più longevo, insieme a Antonio Di Stefano, credo, i tre che da più tempo sono con il CUS. È stata questa la certificazione di un grande lavoro che avete portato avanti per tanti anni? Ci voleva questa ciliegina, forse nasce proprio da questo. Sì, devo dire che quest'anno abbiamo dovuto fare, come spesso ci capita, di necessità a virtù. Ci siamo confrontati con delle regole nuove che ci hanno costretto a tagliare la rosa di calciatori importanti, li abbiamo sostituiti però credo in maniera degna, abbiamo fatto il massimo a livello di mercato, a livello societario, e i calciatori hanno fatto il massimo in campo, e quindi il connubio di queste due cose ci ha consentito di raggiungere un grande obiettivo. E dunque ora è tempo della festa, però sicuramente sarete pronti comunque a pensare al futuro, che è un futuro sempre più complicato proprio per queste regole che ci dicevi. Esatto, noi anche in A2 Elite, se le cose non cambiano, avremo ancora l'obbligo dei 9 formati indistinta, cioè potremo giocare con 3, chiamiamo stranieri, che poi stranieri in realtà non sono, e quindi dovremo cominciare di nuovo a lavorare per allestire una rosa per un campionato che sarà chiaramente di un altro livello rispetto a questo. Per quanto abbiamo affrontato un girone duro, siamo consapevoli che ci aspetta una A2 Elite ancora più difficile.